fai da parlare dove? Dentro quel bottonetto rosso là? Esatto. Dentro il bottonetto. Posso andare? Sì, quando vuoi. Guarda, è tutta sta roba e tagliarla, eh. Va bene, va bene, va bene. Ah, ok. Ah, bon. Allora. Presentazione. Mi chiamo Maria Grazia, sono la mamma di Samuela e il mio hobby è vendere fiori. Oh, ascolta, posso partire? Sì. Lobby? Sono Vittoria, la mamma di Carlo. Mi piacciono i lavori a mano. A chi assomiglia suo figlio? A Banderas. E a chi assomiglia sua figlia? Maria Grazia Cucinotta. A chi assomiglia sua nuora? La Befana. E a chi assomiglia suo genero? Fantozzi. Che rumori fa suo figlio quando va in bagno? E sua figlia invece? Cruch, 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 cruch. Quanto grande ce l'ha suo figlio? Non sa capirmi dove chi va a parare. Sì. Così? E secondo lei invece quanto grande ce l'ha suo genero? Così, più o meno. Quante volte fanno sesso gli sposini birrichini? 21. 19. E di conseguenza, quanti nipotini vorreste avere? Tanti. Cinquantina. E dica, com'è la situazione sotto le lenzuola con suo marito? Il cobra non è un serpente, una biscia che striscia. Il triangolo no. E secondo lei invece come sarà il futuro degli sposini? Di merda. Brutto. Di merda. È grave. Che cosa sentiva dall'altra parte della parete quando gli sposini erano in, diciamo, intimità? Oh, 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 oh. Sì, 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 sì. No, 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 no. Mi dia una definizione per la sua consuocera. No, 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 no. La veccia! La veccia. Cosa ne pensa della sua nuora? Porfea. E la caratteristica migliore di suo genero? La banana. A tu finì, Mary? Rivolga ora per concludere un pensiero ai due novelli sposi. Vorremmo dirti tante cose, amore mio, ma non fa niente, perché tu le sai già. Oggi ti sposi e la tua mamma e il tuo papà ti augurano con tutto il cuore una vita serena e felice. È già passato un po' di tempo da quando sei andato con Samuela a vivere nella vostra casa e adesso vi sposate. Noi siamo felici anche perché non rompi più le palle. Dai, scherzo! Invece ci manchi, amore mio, solo un pochino. Un bacione a te e a Samuela. Ti vogliamo bene, vi vogliamo bene, mamma e papà. Auguro una lunga vita di tanta serenità, miscelata di tanta pazienza, rispetto. E dico una cosa, Carlo. Ti affido mia figlia, Samuela, mi raccomando. Saluto. Ciao. Felicitazioni. Un bacione. Cosa devo dire di più? Un saluto a tutti. Ciao.